Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che stiate trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio parlarvi di Sassuolo, in quanto nelle ultime ore si sono fatti largo due nomi che sembrano essere sul taccuino dell'amministratore delegato Carnevali: un terzino destro classe 2003 e un terzino sinistro classe 2002. Nella fattispecie Josh Doig, il terzino sinistro, e Calvin Ramsey, il terzino destro rispettivamente di Hibernian e Aberdeen. Ovviamente questo non è un video di presentazione calciatori, perché sapete bene che io li faccio distinti video, però quindi che li realizzerò sicuramente, però voglio parlare un pochino di questa, non diciamo anomalia, nel senso che comunque due giocatori di fascia per dei ruoli che comunque al Sassuolo sono già occupati. Prima però di andare a una questione, mi raccomando, vi invito a lasciare un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella di notifiche per rimanere sempre aggiornati istantaneamente sui video che vado a pubblicare. Allora, vi ripeto, i nomi sono Josh Doig e Calvin Ramsey, il primo che sembra anche essere nelle mire del Cagliari, mentre se vi ricordate bene, Calvin Ramsey era un terzino destro che era stato accostato anche al Bologna prima dell'acquisto di Denzo Casius. Due giocatori interessanti dalla buona prospettiva, che però si vanno a collocare in un'ottica appunto del Sassuolo, dove in questi ruoli a destra hanno Muldoon e Tolian, e a sinistra hanno Kyriakopoulos e Rogerio. Secondo me la ratio di questi nominativi, o comunque di questi giocatori che sembra appunto che siano sugli appunti di Carnevali, deriva dal fatto che soprattutto elementi come Tolian e come Rogerio non stanno vivendo una stagione facile, perché comunque Rogerio ha avuto un periodo d'appannamento, è stato totalmente, diciamo, sostituito nella titolarità da Kyriakopoulos, che comunque sta giocando anche bene, se non erro 5 assist di stagione, mentre sulla destra Muldoon dà più affidabilità che di Tolian, ex Borussia Dortmund, che già appunto con i gialloneri non ha particolarmente sfondato. Quindi presumo che quantomeno Kyriakopoulos potrebbe essere confermato. Non escludo che venga confermato anche Muldoon, anche se comunque a mercato. E secondo me, soprattutto Rogerio e Tolian potrebbero partire, o magari Tolian potrebbe rimanere come riserva e magari prendere un Calvin Ramsey, che quello dovesse, diciamo, contestualizzarsi bene in ottica Sassuolo, potrebbe anche tranquillamente prendersi titolarità. Però secondo me di base appunto a ratio, oltre che sostituire questi giocatori, è anche per un discorso economico, perché comunque il Sassuolo ha valorizzato un Rogerio che secondo me è titolo di coda all'avventura con il Sassuolo e che potrebbe essere una buona plusvalenza. Dall'altro lato, un Tolian che è stato riscattato nell'estate 2021, quindi appunto per questo potrebbe rimanere come riserva, però magari potrebbero ammortizzare per Muldoon, un giocatore che comunque ha iniziato molto bene la sua avventura a Sassuolo, però quest'anno ha giocato bene, però non sta dando quell'apporto offensivo ai neroverdi, e si sa quanto gli esterni del Sassuolo debbano dare un apporto in fase offensiva. Se ricordiamo bene anche Lirola, insomma, la stagione che fece al Sassuolo fu molto 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 buona prima di passare alla Fiorentina. Quindi ecco, la vedo bene questa cosa. Tutto rimane, ripeto, perché comunque vai a valorizzare questi giocatori, li vai a cedere facendo plusvalenza, magari un 10-12 milioni su Rogerio potresti raccoglierli, una quindicina su Muldoon, ok, così magari vai a avere dai 22-25 milioni di euro di tesoretto, e magari ne vai a spendere nella totalità più o meno una 10-12 su appunto Doig e su Calvin Ramsey, qualora dovessero arrivare entrambi, ovviamente, perché magari poi sono nomi associati, ma non è detto che debbano entrambi poi arrivare al Sassuolo. Un po' delle operazioni, forse un po' più di rischio, però stile Frattesi, quindi che tu lo prendi, lo valorizzi e poi magari va a cederlo ad altre società. È un qualcosa di interessante, anche perché ultimamente, soprattutto dopo l'acquisto, dopo il buon rendimento di Ike al Bologna, quindi un giocatore alto scozzese proveniente dalla Gran Bretagna,
E voglio studiare anche il fatto che non è più come una volta che i giocatori inglesi o comunque britannici non sono adattabili al calcio italiano. Il calcio è cambiato, gli allenatori stranieri sono arrivati anche in Scozia e quindi la vecchia dicitura è vabbè, ma un britannico in Italia può non rendere, e ormai parte il passato. Basta prendere anche Tomori, anche Smalling, giocatori comunque inglesi, anche Abraham sono venuti qui e hanno fatto stanno facendo comunque la loro onorata carriera e il loro ottimo percorso. Quindi sono due nomi che io manterrei sott'occhio. Sicuramente farò dei video di presentazione sia di Doig che di Calvin Ramsey, perché potrebbero appunto divenire caldi nei prossimi mesi. Sono ad ora giocatori attenzionati, non vi è nulla di definitivo, non vi sono offerte ufficiali, ma si sa bene che quando Carnevali mette l'occhio sui giovani, se poi meritano, affondo al colpo. Quindi, ripeto, potrebbero essere dei plus, sia a livello tecnico, soprattutto per Ramsey, perché Ramsey è veramente un terzino molto moderno, che, ripeto, era stato acquistato dal Bologna, diciamo, in concomitanza con la cessione di Isco Olsen. Proprio non si è fatto nulla, però ripeto, è un giocatore veramente tanto di spinta che potrebbe dare quell'apporto offensivo che non dà Muldur. E ripeto, soprattutto con Dionisi, ragazzi, i terzini devono spingere. Si vede anche appunto Kyriakopoulos, che ha 5 assist, se non ricordo male, all'attivo, mentre Muldur forse uno. È un po' un malus. Muldur si è un po' arenato. 23 anni quest'anno, ma da quando è al Sassuolo non è migliorato più di tanto, quindi si è stata rifiutata questo piccolo incancrenimento dello sviluppo del calciatore. Ecco, non mi sentirei di escludere che magari un sacrificato per l'estate potrebbe essere Muldur, rimpiazzato da Ramsey. Poi staremo a vedere a sinistra, dove secondo me rischia più Rogerio. Ovviamente, tifosi del Sassuolo, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se acquisteste questi giocatori o magari se cedereste o non Rogerio o Kyriakopoulos o Tolian o Muldur. Ovviamente vi invito a scrivere qui sotto i commenti anche per gli appassionati di calcio in generale. Mi raccomando, come sempre, se vi è piaciuto e vi è servito un po' da input per qualche riflessione, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e andate a cambiare le grigie notifiche per rimanere sempre aggiornati. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!